Benvenuti o bentornati nel nostro canale. Questa volta ci occupiamo della splendida edizione Alberto Tallone 2012 dedicata ai misteri del quadrato magico. Il quadrato magico è la frase palindromo crittografica forse ideata dai cristiani nei primi 3 secoli dell'impero per proteggere i segreti della loro nuova fede. La sua concezione rientra appieno nell'ambito della simbologia religiosa adottata dai cristiani della Chiesa primitiva per celare il loro credo, come nel caso dell'acrostico Ixius, che significa pesce, creato per glorificare Gesù senza menzionarlo, con le iniziali delle 5 parole greche che significano Gesù Cristo, Figlio di Dio e Salvatore. Nonché dei molti soggetti iconografici cristiani documentati nelle catacombe. L'originale significato religioso del quadrato magico, interamente affidato ai simboli e al criptogramma in esso celati, come vedremo fra poco, è rimasto ignoto sino ai primi decenni del nostro secolo, mentre la sua diffusione è documentata in molti esemplari nel corso del Medioevo e nei secoli successivi sono alla fine del 1800. Ad un periodo che va dal VI all'XI secolo appartengono gli amuleti copti del Museo di Berlino e i papiri della collezione Rainier a Vienna, nei quali la formula del satro compare scritta accanto ad altre formule magiche e a pie invocazioni. Al VII e all'VIII secolo risalgono anche le iscrizioni copte rinvenute nel deserto nubiano di Faras, all'interno di un'antica tomba trasformata in cappella. Qui, accanto a una preghiera per il riposo dell'anima del defunto, si leggono alcuni testi magici destinati ad accrescerne l'efficacia, fra i quali compaiono le 5 famose parole della formula Sator, riportate come i nomi propri dei chiodi della croce di Cristo. Se il curioso accostamento del numero 5 ai chiodi della croce poté derivare agli autori delle iscrizioni da una tradizione rituale della magia etiope, fu loro, e quindi propria della spiritualità cristiana dei copti, l'idea di attribuire ai 5 sacri chiodi i nomi desunti dal quadrato magico. Questa singolare applicazione potrebbe a sua volta aver ispirato i cristiani autori dei dipinti della Natività anteriori alla fine del X secolo, trovati in chiese rupestri della Cappadocia, dove i pastori oranti sono denominati Sator, Arepo e Teneton. Il fatto che nel corso dell'Alto Medioevo in Etiopia e in Cappadocia gli elementi del quadrato magico siano divenuti dei nomi propri, strettamente connessi con i principali misteri della vita di Cristo, come la crocifissione o la Natività, è da ritenersi particolarmente significativo. Infatti, una spiegazione plausibile alla perplessità suscitata dall'enorme diffusione che ebbe nei secoli successivi e che potrebbe proprio dipendere dal carattere sacro che gli era stato attribuito, con il suo conseguente potere protettivo mutatosi in virtù magica sotto l'influsso della superstizione popolare. Dunque, nel potere magico di distruggere gli influssi malefici o di proteggere dai furti e dagli incendi, potrebbe essere la chiave di interpretazione degli esemplari del quadrato databili a partire dal XII secolo, rinvenuti in molti edifici, diversi fra loro per il luogo e la destinazione. Così, ad esempio, in Italia, nel convento di Santa Maria Maddalena di Campomarzo, presso Verona, nella cattedrale di Siena, nelle chiese di Santa Lucia di Magliano e di San Pietro ad Oratorium di Capestrano presso L'Aquila e infine nella chiesa di Pieve Terzani nel Cremonese, dove è riprodotto nel mosaico pavimentale fra i simboli degli evangelisti. Ancora una testimonianza del carattere prettamente magico che veniva attribuito alla formula del Sator ci è offerta dall'esemplare del XIII secolo contenuto nel misterioso sacchetto d'Orillà, udito e tramandato di generazione in generazione come un fido talismano per le donne partorienti. Fra gli oggetti contenuti nel sacchetto si trova una pergamena sulla quale è riprodotto il quadrato magico, inscritto a sua volta in un cerchio e accompagnato ad altre formule atte a garantire il buon esito del parto. A partire dal XVI secolo lo sviluppo delle scienze occulte sembra assicurare ulteriore successo alla formula del Sator Arepo, che non solo troviamo riprodotta su amuleti di ogni forma e persino sul retro dei gettoni di conto della tesoreria austriaca dal 1554 al 1572, ma viene persino citata nel De Rerum Varietate di Gerolamo Cardano, proprio per le sue potenti quanto misteriose virtù taumaturgiche. Nel capitolo dedicato alla cura morborum superstiziosa, egli narra come un uomo affetto da rabbia fosse guarito dal morbo attenendosi al curioso rituale di ingerire per 3 giorni consecutivi una crosta di pane recante incisa la formula del Sator e recitando quindi per 5 volte la preghiera del Padre Nostro, in memoria appunto dei 5 chiodi che piegarono il Cristo sulla croce.
Quest'ultimo riferimento ai cinque chiodi della croce ci riporta all'iscrizione copte del VII secolo, un lungo tratto di tempo connesso all'evolversi di una comune matrice spirituale, quella appunto cristiana. Studi approfonditi sull'origine della possibile ideazione cristiana di questa strana scritta prendono avvio dal ritrovamento di alcuni esemplari di epoca romana. Per i primi, rinvenuti fra le rovine romane di Cirencester in Britannia del 1868 e di Dureuropos sulle rive dell'Eufrate nel 1932, la datazione al III secolo è pressoché unanimemente accolta. Della stessa epoca o poco più tardi si ritiene che sia anche l'esemplare scoperto a Roma negli anni 60 sotto la Basilica di Santa Maria Maggiore. Controversa e fonte di accesi dibattiti è invece la datazione di due esemplari scoperti a Pompei nel 1936, graffiti sullo stucco di una colonna della Grande Palestra e nel portico della casa di Paquio Procolo. Data cardine dell'eruzione del 79 comporta il profilarsi di almeno due ipotesi per le quali o le ideazioni della palindrome devono ritenersi precedenti al seppellimento della città, escludendone con ciò l'origine cristiana, a meno di non ammettere la presenza di una comunità cristiana a Pompei anteriore a quella data, oppure la si deve ipotizzare graffita da cristiani penetrati fra le macerie della città dopo la sua distruzione. Quest'ultima è l'ipotesi avanzata da Jérôme Carcopino, il quale ritiene che l'ideazione del quadrato magico sia da ascriversi all'area celtica e in particolare ai cristiani di Lione. La supposizione dell'origine celtica deriva in particolare dall'interpretazione dell'enigmatico termine arepo, che Carcopino ritiene possa derivare dal gallico arepennis, che indicava una misura agraria corrispondente alla superficie di lavoro che poteva effettuare senza fermarsi l'aratro gallico, denominato arepos, da una forma celtica probabilmente latinizzata dai romani in arepus. Un'altra ipotesi, generalmente accolta dagli eruditi inglesi e ritenuta plausibile, interpreta arepo come un nome proprio di origine celtica, proponendo invece la traduzione: il seminatore arepo governa con attenzione le sue ruote. Molti documenti reperiti non permettono comunque di arrivare a una definitiva chiarificazione sull'origine del quadrato magico e tantomeno sull'epoca della sua ideazione. Resta pertanto confutabile la fondatezza di tutte le ipotesi, sinora avanzate anche dagli eruditi che si sono dedicati specificatamente all'interpretazione della formula del Sator. Affascina, al di là del significato letterale che esprime e ancora prima di conoscere l'eventuale senso religioso, la perfezione di questa frase, che ha la singolare proprietà di poter essere rovesciata senza che se ne alteri il senso. Ma ancor più stupisce l'ingegnosità dei suoi ideatori quando si osserva come i singoli vocaboli incolonnati su cinque linee diano luogo ad un quadrato in cui la palindrome, per così dire, si estende anche alle linee verticali, così che il testo lo possiamo leggere in ogni direzione, non solo da destra a sinistra e da sinistra a destra, ma anche indifferentemente dall'alto al basso e dal basso all'alto, come possiamo ben osservare dall'immagine che segue. Dalle cinque parole, cinque lettere ciascuna che lo formano, quattro sono ideate in modo tale che in una di esse sia speculare un'altra del loro gruppo: Satora, Rota, Sarepo, Adopera, solo il verbo tenete palindromo di se stesso. Prima traccia di un senso religioso occulto si evince dall'osservazione che lungo le linee mediane, verticale e orizzontale della parola Tenet possiamo veder profilarsi l'immagine di una croce, che ha la sua chiave nella N centrale, unica lettera delle 25 complessive che non si ripete mai. L'anonimo studioso romano che nel 1938 ravvisò questa croce s'avvide altresì della presenza di una complessa combinazione di mistici segni simbolici. Le quattro T di Tenet sono l'equivalente latino della lettera Tau che i primi cristiani avevano eletta a simbolo della croce. Ciascuna T è poi affiancata da una A e una O che a loro volta rappresentano l'alfa e l'omega greche, simboli dell'onnipotenza del Dio cristiano. A diversi altri studiosi va scritto il merito di aver intuito la presenza, all'interno del quadrato magico, di una di quelle croci dissimulate così diffuse nei primi secoli del cristianesimo e di averla decifrata secondo l'immagine che segue. Va detto per inciso che anagrammando le 25 lettere del quadrato è stato possibile elaborare un cospicuo repertorio di frasi, che tuttavia propongono soluzioni improbabili. Di contro, il metodo obiettivo su cui si è fondata l'osservazione che ha portato alla scoperta di una di queste croci dissimulate induce a convenire sull'esattezza di queste conclusioni. In ogni caso, dalla differente frequenza con la quale le lettere compaiono nel quadrato, la N una sola volta, la P e la S due volte, la L, la O, la E, la R e la T quattro volte, si è dedotto che
che il crittogramma dovesse comporsi di due parole ripetute con lo stesso numero di caratteri e necessariamente disposte sui rami verticali e orizzontali di una croce greca, nel cui centro si colloca appunto la N. Pertanto, supponendo che queste parole dovessero esprimere un alto concetto religioso, si giunse all'anagramma Pater Noster, ripetuto appunto in croce, l'incipit della preghiera evangelica nella sua forma latina. Restavano ancora quattro lettere, due A e due O, le quali tuttavia, proprio per il loro valore simbolico, si potevano collocare alle quattro estremità della croce, come racchiuderla nel mistero dell'onnipotenza di Dio. Nel quadrato magico potrebbero dunque essere racchiuse due croci, una per così dire superficiale e l'altra profonda? Se così fosse, il quadrato magico potrebbe sensatamente essere spiegato quale sagace stratagemma ideato dai cristiani nei primi secoli. Come già è stato detto, non è semplice affermare che un'ipotesi sia più valida di un'altra. Effettivamente la lunga storia del quadrato magico, che questo video non intende affatto esaurire, lo vede protagonista di molte altre ambientazioni di carattere completamente diverso. Speriamo con questo filmato di aver semplicemente stimolato la curiosità dei lettori. Vi lasciamo quindi con la promessa di un prossimo appuntamento, vi chiediamo di non farci mai mancare i vostri commenti, iscrivetevi, attivate la campanella e condividete con tutti coloro a cui volete bene. Grazie e a presto!